Allora, oggi all'impianto federale Sappada si inaugura una stagione nuova perché è stato montato questo bellissimo tassametro, bigliettometro, chiamiamolo così, pagometro. Il pagometro, come l'abbiamo ribattezzato così adesso al momento, che inaugura la nuova stagione di fruizione del lago. Qui con noi Fabrizio Rizzati, che è il responsabile del settore acque interne della Federazione di Bologna e anche, diciamo, il consigliere che ha seguito tutta la fase di ideazione, progettazione e realizzazione di questo nuovo bigliettometro, e il signor Marco Fratta della Civix, che è l'azienda che ha assemblato, creato e riprogrammato questa macchina per appositamente per noi. Allora, Fabrizio, due parole su questa macchina e perché siamo arrivati qua. Questo è un ulteriore servizio che abbiamo pensato di dare ai pescatori, in quanto il lago è fruibile da tutti i pescatori federati, quindi alle volte capita che, non essendo un lago ovviamente a pagamento commerciale, è gestito dai volontari, può capitare che non ci sono i volontari a disposizione per fare i biglietti. In questo caso ecco che abbiamo montato la macchina proprio per questa funzione. Stiamo già lavorando e operando, e sarà operativa fra poco anche il pagamento online, sia del biglietto che degli eventuali abbonamenti, quindi direi, insomma, che tutto serve sempre per un miglior servizio ai pescatori. Vogliamo ricordare che parliamo di biglietto, ma in realtà è una piccola, è un contributo per i lavori che vengono poi eseguiti qui nel lago. Non è un vero e proprio biglietto commerciale, sì. Sarebbe scorretto, è un contributo di pesca, dove il socio viene e ci dà questi 5 euro che nell'arco dell'anno serviranno appunto per fare i lavori di sistemazione e anche di ripopolamento quando serve, ovviamente. Veniamo alla parte tecnica brevemente. Che cos'è questa macchina? Questa macchina è un computer che regola un'emissione di un ticket in base a un pagamento. Praticamente è una derivazione di un parcometro da strada, quindi nasce nella parte urbana della città, ha un'esperienza, questo modello pluriannuale, e noi l'abbiamo inventato, adattato per questa esigenza, prendendo la parte monetica, quindi adattando la somma delle monete e adattando la parte stampa. Quindi è una macchina con un assemblaggio, con un'intelligenza, un'elettronica, un display che utilizza un aiuto, un help in linea per il pescatore in questo caso, che viene aiutato e guidato per tutte le sue funzioni. Interessante il fatto che a bordo ha anche una tastiera dove il pescatore può digitare prima della funzionalità generale, quindi il pagamento, può inserire il codice del suo tesserino FIPSAS. Sì, perché ricordiamo che è indispensabile inserire anche il numero della tessera. Esatto, noi l'abbiamo programmato in modo tale che bisogna prima inserire il numero della tessera e poi l'importo, che è di, come dicevamo prima, simbolico, di 5 euro 12 ore. Il distributore accetta solo monete in solo questo caso? Solo monete di tutti i tagli, fuori che 1 e 2 centesimi. Certo, certo. E il biglietto ha una validità di 12 ore? Di 12 ore. È un biglietto termico, quindi riesce a non danneggiarsi durante il periodo di utilizzo, è molto importante. Anche se prende dell'acqua riesce a essere leggibile dai controllori. E niente, diciamo che è il primo esperimento di questo genere. È un esperimento con il signor Fabrizio, ci siamo messi lì al tavolo e abbiamo inventato questa macchinetta. Bene, che sicuramente avrà un grande successo. Speriamo, sarà così senz'altro.